Buonasera, io mi chiamo Egon e faccio parte, sono un volontario della Fattoria della Pace e Posi, come Stefano e Maurizio, e vi ringrazio moltissimo per essere intervenuti, anche per tutto l'interesse che avete già mostrato per il nostro progetto, per il sostegno che state già cominciando a dare, e chiaramente ringrazio le persone, l'associazione che ha organizzato questo evento di stasera, che poi verrà appunto devoluto agli animali dell'Ipposi. L'Ipposi è un rifugio per animali dal reddito che è a Marina di Pisa. Animali dal reddito appunto sono tutti quegli animali che non sono gli animali d'affezione, quindi non sono i cani e i gatti, ma sono tutti quegli animali che normalmente nascono per essere poi consumati sulle nostre tavole o per fare pellame per i vestiti o pellicce, eccetera eccetera. Sono tutti animali che l'essere umano fa nascere e alleva per poi uccidere e consumarne i corpi in vari modi. Noi siamo un'associazione appunto vegana, siamo tutti vegani e antispecisti, quindi consideriamo questi animali alla stregua di tutti gli altri animali, compresi gli esseri umani, che consideriamo appunto animali tra animali, e quindi abbiamo appunto scelto di non sacrificare questi animali e di anzi dare la possibilità a quanti più possibile di vivere una vita libera, non più appunto coinvolta in lavoro o appunto in sfruttamento di vario tipo, soprattutto lunga fino appunto alla vita naturale, quindi una mucca vive di solito appunto tipo 40 anni, normalmente se la lasci vivere, mentre invece nell'industria del latte a 6 anni vengono abbattute, quindi lasciare che questi animali vivano la loro vita naturale in un ambiente più possibile consono alle loro esigenze di specie. E chiaramente questi animali, pur essendo ormai soltanto un prodotto della zootecnia e quindi vivendo soltanto dentro gli allevamenti, in realtà non sono così creature create dall'uomo in laboratorio, ma sono animali che hanno il loro corrispondente selvatico. Poi magari nella domesticazione, che magari è durata qualche migliaia di anni, si sono anche magari qualche cosa modificato, però in realtà sono animali che vivono anche in natura. Quindi noi cerchiamo di ricreare nell'Ipposi, che attualmente sono 3 ettari e mezzo, un ambiente che possa appunto offrire a questi animali il più possibile i loro stimoli naturali. Quindi noi, avendo anche grossi erbivori come appunto equini e bovini, abbiamo bisogno di molto spazio. Quindi chiaramente gli animali che noi riusciamo a salvare rispetto a quelli che vengono macellati ogni giorno in Italia e in tutto il mondo sono veramente una cosa irrisoria, però per noi è molto importante innanzitutto perché quell'animale, che appunto ripeto, per noi ha un valore di vita uguale a quello di qualsiasi altro essere vivente, è lì, è salvo e può vivere una vita dignitosa. E poi per noi questi animali, diciamo, sono un po' anche un mezzo con cui fare divulgazione, nel senso che questi animali diventano un po' gli ambasciatori della loro specie, cioè appunto normalmente non si riesce mai a conoscere un maiale, perché i maiali sono rinchiusi dentro allevamenti intensivi, non escono di lì finché non vanno al macello e nessuno sa come è fatto veramente un maiale, cosa pensa, cosa gli piace, come si comporta. E tendiamo ad associarlo soltanto appunto a un pezzo di carne, alla mortadella, all'insaccata, eccetera eccetera. Gli diamo connotazioni spesso molto negative, per cui il maiale è sporco, il maiale è cattivo, eccetera. Mentre invece il maiale è tutta un'altra cosa, il maiale è un animale molto pulito, un animale molto socievole, molto intelligente, molto simile a noi. E quindi le persone, venendo all'Ipposi, possono veramente conoscere un maiale libero e imparare ad apprezzarlo e soprattutto a capire la realtà che c'è dietro questo animale, piuttosto invece che quella che ci viene raccontata o assolutamente tutta nascosta, perché ormai non siamo abituati a vedere questi animali soltanto a pezzi dentro i supermercati, neanche ci immaginiamo, ma anche che prima era un animale tutto intero che viveva, respirava, faceva rumore, aveva le sue emozioni, eccetera. E perché appunto per noi è molto importante questa particolarità dell'Ipposi di essere un luogo aperto dove le persone possono venire in visita e appunto conoscere questi animali e relazionarsi con loro. Chiaramente gli animali sono liberi,
non vengono mai rinchiusi o legati o in qualche modo costretti ad avere a fare delle cose particolari perché vengono le persone, loro continuano a fare i fatti loro, però, e le persone possono entrare a casa loro e osservarli. Chiaramente questi animali, un po' perché sono tutti domestici, un po' perché appunto ormai è qualche anno, perché dal 2010 che Lipposi appunto è nata, è qualche anno che vivono in un ambiente per loro molto favorevole e rilassante, sono molto amichevoli, quindi sono loro che vengono a farsi fare le coccole, a farsi grattare, a, insomma, e quindi a interagire con le persone. Per noi questo è molto importante perché c'è questo incontro che avviene raramente fra l'essere umano e questi altri animali, e quindi chiaramente si spera pro di questi animali, nel senso che le persone smettano di vederli appunto soltanto come pezzi di carne, ma si rendano conto della meraviglia che c'è dietro a questi esseri. E diciamo che adesso Lipposi vive un momento forse quello più difficile da quando è nata, perché noi siamo sotto sfratto, nel senso che il terreno che fino adesso abbiamo usato era stato concesso in comodato gratuito e il proprietario praticamente se lo vuole riprendere. Il comodato gratuito lascia al proprietario questa possibilità, quando uno se lo vuole riprendere se lo riprende, e quindi appunto se lo vuole riprendere, e noi praticamente abbiamo il 30 giugno la scadenza di questo contratto, e noi praticamente da dicembre che sappiamo questa cosa, quindi sono 6 mesi che in tutti i modi cerchiamo di trovare un altro posto per questo progetto, rivolgendosi alle istituzioni, rivolgendosi ai privati, eccetera eccetera. Adesso siamo arrivati alle porte di questa scadenza, ancora con forze, insomma un pescaramanzia, non diciamo niente, forse una risoluzione, però non è ancora sicura al 100%, ed ancora una specie di così di contenzioso con il comune di Pisa, perché ci dia una mano. Ora anche martedì prossimo ci sarà una commissione al comune di Pisa tra tutte le parti che sono state coinvolte in questa vicenda e che fino adesso hanno lavorato veramente male, e tra cui il parco naturale, perché noi siamo dentro un parco naturale. E insomma, in questo parco allevano le mucche per la carne, allevano anche i cavalli per la carne, però non c'è spazio, c'è un ippodromo dentro, però non c'è spazio per 4 ettari per questi animali, dove noi appunto non soltanto diamo a questi animali appunto la possibilità di vivere, che a loro non frega niente perché non sono vegani, anzi loro allevano le mucche per mangiarsele, ma però ecco, avvengono lì dentro anche dei progetti molto importanti a livello sociale, per cui c'è dei progetti di educazione ambientale, vengono i bambini delle scuole, ci sono dei progetti di agricoltura sociale, per cui vengono dei ragazzi tossicodipendenti che attraverso delle borse di lavoro che il CERT organizza, loro vengono da noi e praticamente lavorano insieme a noi per 6 mesi, e reintroducendosi quindi piano piano in un ambiente diverso dal centro di recupero, con degli orari, con degli impegni, con delle responsabilità, per poi piano piano appunto poter uscire fuori e ritornare a fare una vita anche loro libera. E c'è appunto anche un progetto che vorrebbe partire che riguarda anche appunto i detenuti, fare la stessa cosa appunto con i detenuti, quindi ci sono un impatto sociale molto forte, purtroppo però non è una cosa che porta soldi, e quindi le istituzioni in questo momento sono tutte prese dalla crisi, dai soldi, da vendere tutte le proprietà per fare soldi, e quindi non hanno spazio per ospitare una cosa del genere, nonostante ci sia appunto un parco naturale molto grande. E quindi niente, noi lotteremo fino alla fine, speriamo, siamo convinti di riuscire comunque a far sopravvivere il progetto e a continuare su questa strada, salvando più animali non umani dal reddito possibile. Noi non è che ce l'abbiamo con i cani e i gatti, sono antispecisti, quindi anche gli animali d'affezione per noi sono appunto meravigliosi, però ci sono tantissime associazioni che si occupano di cani e gatti, mentre gli animali dal reddito sono animali molto dimenticati, quindi noi abbiamo scelto un po' anche per vocazione, perché già lavoravamo con questi animali, di appunto concentrarsi su questo tipo di realtà,
i cani che noi abbiamo all'ipoesi, perché ci sono, sono i cani che vengono dai laboratori, perché appunto i cani pur essendo animali d'affezione, quindi in Italia non si possono uccidere, non si possono, ci sono tutta una serie di limitazioni, ma le ditte farmaceutiche, i laboratori di ricerca hanno le deroghe dal Ministero della Salute, quindi loro possono vivizionare i cani, ammazzare, buttare, fare tutto quello che vogliono perché hanno queste deroghe. Ci sono questi cani che fortunatamente ogni tanto riescono ad uscire, e noi ci occupiamo appunto di questi tipi di animali, di questi cagnolini. E basta, mi sembra di aver detto abbastanza tutto. Qua appunto ci sono i volantini con tutti i nostri indirizzi, le nostre mail per chi vuole venirci a trovare. Per noi è molto importante che le persone vengano di persona e si rendano conto del lavoro che facciamo e di questi animali, chi sono, che vita fanno, e un po' anche alle spalle di questi animali ci sono tutti i loro fratelli e le loro sorelle che purtroppo non ce l'hanno fatta, non ce la fanno, però noi speriamo attraverso la testimonianza di questi animali di salvare più animali possibili. E sicuramente la cena sarà buonissima, spero so che anche a me.